Ciao a tutti Gucci, ben ritrovati dal vostro Andrei Clantuni in Pokémon Ultra Sole. In nuovo episodio siamo all'Eder Paradise, ovviamente per affrontare e iniziare la sfida del team Rainbow Rocket. Come dovreste già sapere, ci sono tutti quanti i vecchi avversari delle generazioni Pokémon. Penso che inizieremo forse con il team Hydro e il team Magma, probabilmente, dato che sono i cattivi. I veri secondi cattivi, nonostante siano apparsi nella terza gen. E ovviamente terremo Giovanni come boss finale, è come giusto che sia, ovviamente. Ad ogni modo, vediamo cosa c'è da fare. Ah, Andrea, è successa una cosa terribile, mia madre, l'Eder Paradise. Cerca di calmarti. Scusa, sono così preoccupata. Andrea, sono felice di rivederti. Lascia che ti spieghi. La direttrice stava tenendo una conferenza stampa per spiegare la natura dei nuvoloni neri che sono apparsi nel cielo di Pony. Quando all'improvviso si è aperto un oltravarco e l'intera villa è caduta sotto il controllo di una forza misteriosa. Sembra che sia opera di un gruppo che si fa chiamare Team Rainbow Rocket. Mi ricordo che tempo fa, mentre ero nella regione di Kanto, tutti parlavano di un'organizzazione criminale chiamata Team Rocket. Quei farabutti usavano i Pokémon per i loro piani malvagi. Forse si sono ingranditi così tanto da arrivare fin qui ad Alola. Mia madre è prigioniera del team Rainbow Rocket. Stiamo cercando di capire come salvare la direttrice, ma siamo di fronte a un nemico estremamente forte. Non voglio mentire, la situazione è piuttosto grave. Non sappiamo perché abbiamo preso di mira la fondazione Eder. Io devo salvare mia madre, ma non so che fare, da sola non ce la farò mai. Andrea, ti prego, aiutaci. Certo che vi aiuterò. Grazie. Con te al nostro fianco siamo più forti di 100 allenatori. Ci saranno membri del team Rainbow Rocket ovunque. Tieni, questa potrà esserti utile. Mi raccomando, fate attenzione, ragazzi. Sì. Va bene. Va benissimo. Oh, già abbiamo il primo lì. Oh no, ancora! Voi di siete della fondazione sono proprio insistenti. Non ne avete avuto abbastanza? Questa ora è la base del team Rainbow Rocket. Sparite! Ci penso io a lui. Vai, Andrea. Come? Come lo combatti, Lilia? Oh, ok. Oh, guarda lì come si guarda circospetto. Non sa che lo aspetto una sfida con me. Ehi! Oh! Dalle ceneri del team Rocket è nato il team Rainbow Rocket. Preparati ad assaggiare tutta la nostra forza. Yeah, guardali come stanno incavolati neri! Vai! Più che Team Rocket, io direi Team Rock! Oh yeah! Senti come roccheggia questa team! Abbiamo un Pokémon forte contro Primeape! Oh yeah! Non ti preoccupare, so io chi mandarti contro per farti prendere un po' di botte, Primeape. Vai, Ramona! Perché tipo lotta è debole contro il veleno. E ora voglio parlare un pochino di quello che è il Team Rainbow Rocket in questo gioco. Il Team Rainbow Rocket, esattamente, è nato dal Team Rocket. E fin qui ci siamo, va bene. Ma da quale Team Rocket è nato? Il Team Rocket della prima generazione? Il Team Rocket della seconda? Va bene. Di quale universo? Perché c'è sicuramente un universo Pokémon in cui il Team Rainbow Rocket non è stato. Il Team Rocket, scusate, il Team Rocket non è stato sconfitto. La recluta ha detto che dalle ceneri del Team Rocket è nato il Rainbow Rocket. Quindi stiamo parlando di un universo in cui il Team Rocket è stato sconfitto. Probabilmente si parla del Team Rocket della seconda generazione. Anche se però penso di no. Ora, bisogna vedere andando avanti quali membri incontriamo del Team Rocket. Se incontriamo solo un reclute. Perché se incontriamo anche qualche generale del Team Rocket. Allora veniamo proprio dalla seconda gen. Mentre se non incontriamo nessun generale, allora il Team Rocket questo è tutto quanto della prima gen. Bisogna vedere chi incontriamo.
Tutto quanto lì è il punto. Però sapete che penso? Che dato che ci sono tantissimi riferimenti alla prima gen, che siano fatti perché ci sarà un remake di Pokémon su Switch, di Pokémon Rosso, Pokémon Verde Foglia intendo, oppure, vabbè, o Rosso e Verde comunque sia, o che ci sia, o perché questo è l'ultimo gioco che esce su 3DS della serie Pokémon e hanno voluto proprio aggiungere tutto il possibile. Non lo so quale sia il motivo, qualunque esso sia, però io sono convinto che il Team Rocket è il primo Team Rocket appunto da prima gen. Però guarda un po', abbiamo anche le ragazze, e le ragazze compaiono da solo, diciamo solo per essere più precisi, più corretti, in Pokémon Oro e Argento. Compaiono sì anche nei remake di Rosso Fuoco e Verde Foglia. Potrebbe essere che, nonostante la linea temporale di Rosso Fuoco e Verde Foglia sia diversa da Rosso e Verde, questo Team Rocket sia di quella linea temporale, della linea di Rosso Fuoco e Verde Foglia. E ci starebbe tutto, ci starebbe. Ed ora possiamo entrare nel castello. Nella residenza, che bella! Che bella! Andrea! La villa è diventata un castello? Sarà parte dell'ultravarco di cui parlava Ciceria? Dove credete di andare? Vicio, cosa ci fa lei qui? È del tutto inutile che teniate a porvi via il Team Rainbow Rocket. Che intende dire? Lascia che ti spieghi, mia cara. Se il Team Rainbow Rocket prende il controllo dell'Eder Paradise, la nostra organizzazione crescerà immensamente. In questo modo, naturalmente, potremo salvare ancora più Pokémon. E se ciò avverrà grazie al mio contributo, mi si apriranno prospettive di carriera straordinarie. Raggiungerò posizioni sempre più alte. Ha avuto davvero un'idea geniale, non trovi anche tu? Vicio, non posso crederci. Sta dicendo che lei... Oh, Lilia, mia piccola Lilia. Ebbene sì, il tuo intuito non sbaglia mai. Come quando hai deciso di portare via Cosmog. Ma certo, hai colpito nel segno. Ho lavorato dall'interno per permettere al Team Rainbow Rocket di impadronirsi della fondazione senza ostacoli. Io credevo di potermi fidare di lei, Vicio, e invece lei ci ha tradito. Ma la fondazione Eder non è uno strumento per realizzare le sue ambizioni. È una follia. Devi far cessare tutto questo subito. È un ottimo intuito, ma a quanto pare non ha altrettanta intelligenza. Certo, se Iridio e il nipote del cavolo uniscono le forze con il campione, potrebbero diventare un grattacapo non da poco. Ma ascolta, cara Lilia, se tu mi aiuti a mettere in bastone tra le ruote a campione, riuscirò a sconfiggere facilmente anche lui. Cosa? Aiutarla? Non ci penso neanche. Anzi, farò di tutto per fermarla. Mai arrendersi, è questo che ho imparato viaggiando assieme a Andrea. Come preferisci. Io, vice capo filiale della fondazione Eder, fondamento e pilastro dell'Eder Paradise, farò assaporare la mala realtà a questi bambini. Ma vicio, dove vai? Due volte già ti ho battuto, deve esserci anche la terza? Mamma mia, che seccatore. Vabbè, sei Pokémon, sono arrivati mo. Guarda, lancia proprio con nonchalance, tutto quanto tranquillo. Io invece ho un lancio bello, tutto quanto sinuoso. Vicio, va a quel paese Grumble. Una fatina. Super efficace su Claydol. Claydol dovrei chiamarlo Play-Doh. No, difesa X, e non gli ha fatto nulla. Urlo rabbia non ha fatto niente. Attacco speciale, e chi se ne frega? Questo è francesismo, nonnino, eh. Andiamo ancora con Sgranocchio su Claydol che riduce un'altra. Speriamo riduca ancora la difesa. No, niente. Ah, tipo terra. Ah, ciao ciao.
La cosa bella che posso fare ora, con la difesa speciale aumentata, è canto effimero. Beccatevelo, baby! Grande! No, ma dai! Ah. Povero Clefairy, oh, però Clefairy è bello tosto, eh! Un momento! Sto lottando con Lilia! Ah, ma... L'ho realizzato solo ora che sto lottando con Lilia! Quindi vediamo Lilia effettivamente allenatrice in questo gioco. Oh! Oh, che bello! Io direi che quando ci vuole, eh. Poi se la becca tutta quanta a Ipno. O Ipno, come si dirà? Lo vedremo poi in un video. Ed eccolo qua. Non gli ha fatto nulla perché ho l'attacco speciale ridotto, quindi proprio ho l'attacco speciale sotto le suola praticamente delle scarpe. Eccolo, va. Ma proprio zero l'attacco speciale. Cioè, Lilia ha già finito i Pokémon? Guarda l'attacco speciale. Non c'è più. Ed è il momento per Zacro di brillare e distruggere tutti gli altri nemici. E dopo Shinotic Scrafty? Oh! Sarà bella allora sta cosa. Ciao! Ula! Boom! Bim! Patapim pam pam! Ciao! Oh, guardalo! È passato molto tempo dall'ultima volta, ma comunque... È quello che dico anch'io. Ma andate via. Mi avete sconfitto, ma non illudetevi. Non avete nessuna speranza di farcela. L'Ultra Vark, in perfetta sintonia con il pensiero del capo, ha fatto arrivare da un altro mondo uomini potenti e malvagi. Anche se però sembra che non abbiano nulla di meglio da fare che continuare le loro ricerche sfruttando la tecnologia dell'Other Paradise. Quanto a voi, se volete sprecare energia in vani sforzi, non sarà certo di affermarvi. Ma se proprio ora hai detto che volevi fermarci, Vicio! Lilia, curami! Mi tocca curarmi da solo, grazie Lilia! Ad ogni modo, Cuccio, questo video termina qui. Io spero che, come sempre, vi sia piaciuto. Domani inizia la vera sfida al team Rainbow Rocket. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Twitter e anche il link per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!